Allora, ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Perfetto, stiamo partendo per questa nuova avventura. Adesso vedo se riesco a scrivere anche qualche cosa in chat, perché non trovo più la chat. Vediamo qual è. Ah, è qua sotto, eccola qua, mi era scomparsa la chat. Oh, benissimo, ciao Anna, ciao, ciao Vanessa, ciao Donatella, ciao Cinzia, ciao a tutte. In particolare, do un saluto ad Anna, la nostra padrona di casa, che ringrazio sempre tanto perché mi ospita per queste serate. Quindi, un ringraziamento a lei perché senza di lei questi eventi di gruppo molto importanti. Eh, questi eventi di gruppo molto importanti non si potrebbero tenere e ovviamente senza la vostra presenza, perché come dico sempre, questi non sono tanto degli, dei discorsi o delle conferenze che io faccio a voi, sono degli eventi di gruppo, dei percorsi in cui cresciamo tutti insieme, io che vi parlo e voi che mi rispondete magari anche semplicemente con una chat. Vediamo un po' se avete dei commenti. Ci sono. Tanto vi saluto tutte, scusatemi se non vi saluto tutti e tutte per nome, Cristina, Silvana, Monica, Bruna, Enrico, Immacolata, eccetera, eccetera, eccetera. Però è come se vi salutassi tutti quanti. Allora, che ora si è fatta? Ci siamo, sono le nove. E 29. Tra un minuto o due riprendiamo. Allora iniziamo. Ehm, questa sera parleremo insieme del percorso iniziatico. Che cosa significa per noi oggi? Come possiamo viverlo sia individualmente sia come gruppo? Io sono Francesco De Falco, sono un ricercatore evolutivo, uno studioso di psicologia esoterica fondatore della nuova psicologia di sintesi e stasera parleremo proprio di psicologia esoterica, perché il percorso iniziatico fa parte del nostro percorso evolutivo psicologico, in particolare un percorso che ci fa passare da allievi, discepoli di verità, discepoli della verità, non di qualche maestro fisico, Fino a diventare maestri di noi stessi. Questo lo vedremo con calma. Innanzitutto, però, la cosa importante è comprendere bene il significato della parola iniziazione. Perché questa parola ha sia un significato generale, sia un significato specifico. Iniziamo vedendo il suo significato più ampio, più generale da tutti i punti di vista. Allora. Nella Via per Shambhala, da cui questa serata è tratta, questo libro qui, si parla molto chiaramente nel capitolo 5 delle cinque iniziazioni e del percorso iniziatico che stiamo facendo. Allora, un'iniziazione, innanzitutto, è un'espansione di coscienza. Ciò significa che noi, vivendo un'iniziazione, stiamo passando da un campo di coscienza più piccolo a uno più espanso, come se ormai fossimo diventati esperti e padroni del nostro piccolo regno e stessimo entrando come attraverso una porta simbolica dentro un regno più grande, ancora tutto da esplorare, che esploreremo con calma. È come passare dall'essere il re. Di un pesce che è il re del suo stagno, a un pesce che entra insieme ad altri pesci in un lago molto più grande. Ma per fare un esempio, quando è che noi viviamo un'iniziazione? Per esempio, quando durante il, il parto viviamo l'iniziazione alla nascita nel piano fisico. Cosa accade? Semplicemente usciamo dal grembo di nostra madre, viene tagliato il cordone umbilicale e da uno spazio più piccolo, appunto il grembo della madre, in cui eravamo cullati, accuditi totalmente, entriamo in un mondo più grande, un mondo con una temperatura più bassa, un mondo in cui dobbiamo respirare da soli, un mondo in cui abbiamo delle responsabilità maggiori nei confronti di noi stessi e di chi ci sta più vicino e queste responsabilità aumenteranno sempre di più. Questa è l'iniziazione alla nascita. Poi ci può essere l'iniziazione in cui entriamo nella prima elementare. Dalla scuola materna, o come si chiama adesso, entriamo alla scuola elementare. Ecco che le nostre responsabilità aumentano. Abbiamo la responsabilità di imparare a leggere e scrivere, abbiamo la responsabilità di cominciare a studiare, a diventare più autonomi. Un'altra iniziazione avviene con l'esame di terza media, l'esame di maturità, la laurea, tutti ambiti in cui espandiamo la nostra coscienza e diventiamo più grandi, più consapevoli, più maturi rispetto a come eravamo prima. La stessa cosa però può accadere in tanti ambiti della vita. Pensiamo per esempio all'iniziazione al sesso, all'unione tra due esseri viventi, spesso maschio e femmina, anche se non sempre. Ecco, in quel caso la nostra coscienza si espande, viviamo un upgrade, conosciamo una connessione con un altro essere umano a un livello che prima ci era sconosciuto. Diventiamo quindi un'entità più matura. Improvvisamente ne sappiamo di più, ma non è che solo ne sappiamo di più, abbiamo fatto anche un'esperienza maggiore. Capite? Entriamo in un altro mondo. Diventiamo persone differenti, con maggiori competenze, capacità e esperienze. Che possiamo continuare ad evolvere. Ecco, e qui possiamo chiederci: ma l'iniziazione ci viene concessa da qualcuno? Oppure noi, come dire, ce la meritiamo grazie ai nostri meriti? E tutte e due le cose, e nessuna delle due potremmo rispondere. Infatti, se pensiamo all'iniziazione della nascita, la acquisiamo grazie ai nostri meriti in un certo senso, perché perché siamo cresciuti all'interno del grembo di nostra madre fino a essere pronti alla nascita. Quindi c'è un merito da parte nostra. Ma contemporaneamente esistono anche degli iniziatori che ci fanno vivere questa iniziazione, che ci aiutano a viverla. Nostra madre stessa che spinge l'ostetrica, il ginecologo, il medico, l'infermiera che sono intorno a noi, sono i nostri iniziatori. La stessa cosa in un esame scolastico, come l'esame di maturità. Noi ci diplomiamo grazie ai nostri meriti, abbiamo studiato, ne sappiamo, e veniamo aiutati in questo guidati dalla commissione esaminatrice, gli iniziatori della cerimonia. Lo stesso nell'iniziazione al sesso. Un maschio o una femmina vengono iniziati al sesso da un compagno che magari ne sa qualcosa più di noi, che magari, almeno sarebbe augurabile, ha già vissuto quell'iniziazione, capite? Quindi lo facciamo perché siamo pronti, ma riceviamo anche un upgrade, una sorta di maggiore voltaggio energetico da un'entità esterna a noi, l'iniziatore. Ok? Benissimo. Allora, se e quando avete delle domande, naturalmente io sono a vostra disposizione per rispondervi. Quindi scrivetele nei commenti, mi raccomando, in questo modo guiderete meglio questa chiacchierata introduttiva, solo introduttiva, non diremo tutto sull'iniziazione, per quanto riguarda questo argomento cruciale per la nostra epoca. Ecco, vi ho parlato finora dell'iniziazione in generale. Adesso, però, arriviamo alle iniziazioni più specifiche, quelle del vero e proprio percorso iniziatico delle cinque iniziazioni che ci fanno passare su questo sentiero dall'essere discepoli consapevoli della nostra anima, del nostro sé, della verità a maestri di saggezza in futuro, alla quinta iniziazione. Queste iniziazioni ci vengono raccontate in tanti modi differenti. Uno dei modi che ci è più familiare è attraverso cinque eventi della vita di Gesù raccontati dai Vangeli, ovvero la nascita, il battesimo, la trasfigurazione, la crocifissione, la resurrezione. Cinque eventi simbolici che raffigurano 5, queste cinque espansioni di coscienza fondamentali. Mi è scomparso il video. Adesso ci sono. Scusate che ogni tanto scompare. Benissimo. Oh Enrico, ciao Enrico, non ti avevo visto. Ti ringrazio tantissimo per la tua presenza e per tutto il lavoro che fai per questo sito, per Focus che tu hai fondato. Grazie di tutto. Benissimo. Allora, questi eventi sono solo simbolici o sono avvenuti veramente? È difficile dirlo e non è tanto importante per noi saperlo. Mi spiego meglio. Noi possiamo credere che Gesù eh, è veramente vissuto sulla terra, ha vissuto veramente questi eventi e possiamo vivere il, il sentiero iniziatico. Oppure possiamo anche non crederlo assolutamente, non credere nella realtà storica di Gesù, essere anche totalmente atei, accaduti, eccetera. Cercheremo di, di capire, di comprendere. Il significato di queste iniziazioni, che sono fondamentali per noi. Allora, cominciamo dalla prima. La prima è un evento che forse abbiamo già vissuto nel nostro passato. Anzi, è probabile che tutti quelli che sono connessi questa sera l'abbiano vissuto in un'incarnazione precedente a questa. È quello della nascita del Cristo interiore. Si sviluppa a livello del nostro corpo eterico e rappresenta un'apertura, una prima apertura significativa del quarto chakra, il chakra del cuore. In quel momento cambia il nostro, eh, la nostra scala di valori. Prima di quella iniziazione, noi in un certo senso, come direbbe Osho, eravamo totali in una sola direzione, nella direzione della realizzazione di noi stessi, nel senso della nostra personalità, nella ricerca della nostra felicità, della realizzazione del nostro pieno potenziale umano e dei nostri talenti, indipendentemente dalla felicità altrui. Poi, dopo questo evento, qualcosa cambia. Cos'è che cambia? Nasce il Cristo interiore, ovvero nasce la coscienza di gruppo dentro di noi. Nasce una connessione col sé che ci fa ricercare non solo la realizzazione del mio potenziale di Francesco De Falco, ma anche il bene collettivo, il bene di gruppo, l'evoluzione di gruppo, il massimo bene possibile per il maggior numero di persone. Non siamo più totali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente noi contemporaneamente sentiamo la voce della personalità che ci chiede di realizzare noi stessi. Che ci chiede di essere felici e dall'altra parte la voce del sé che ci chiede di lavorare per l'evoluzione di gruppo. Ecco, magari nove volte su dieci vince la voce della personalità, però comunque sentiamo una voce dentro di noi: non la voce del superiore, non la voce del dovere sociale, no, una voce della coscienza interiore, una legge morale interiore che ci dice che quando ci comportiamo in maniera egoistica e solo egoistica stiamo sbagliando e che è importante pensare al bene collettivo. Capite? Benissimo. Questa è la prima iniziazione, questa l'abbiamo già vissuta e ora ci stiamo proiettando verso la seconda e la terza iniziazione. La seconda, viene raccontata nel Vangelo, è quella del battesimo, quella in cui Gesù entra nelle acque, ne esce fuori e dopo il battesimo comincia a fare un miracolo specifico, ovvero riesce a camminare sulle acque. Le acque rappresentano il mondo emotivo, il mondo delle emozioni. Anche nei nostri sogni, quando sogniamo le acque di un lago, di un mare, queste danno... Per esempio, una maggiore comprensione del nostro stato emotivo. Acque tranquille, pulite, limpide dicono a noi stessi che la nostra emotività è tranquilla. Acque agitate, sporche, piene di detriti, limacciose, ci danno un'indicazione che il nostro corpo emotivo è agitato. Ecco, nella seconda iniziazione riusciamo a dominare meglio le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Questo cosa vuol dire? Che diventiamo delle persone fredde, scostanti, incapaci di entrare in relazione con le emozioni? No, ma che riusciamo a mantenere le emozioni al loro posto. Attraverso le emozioni noi continuiamo a rimanere in contatto con i nostri sentimenti, ma entriamo anche in contatto empaticamente con le emozioni e i sentimenti altrui e possiamo comprendere gli altri. E anche aiutarli, ma non entriamo più nella fase di contagio emotivo, in altre parole, non siamo più così condizionati come siamo ora, adesso, dalle emozioni altrui al punto che ci scombussolano, al punto che ci trasmettono la percezione di essere scentrati. E poi le nostre stesse emozioni riusciamo a percepirle senza però esserne dominati. Ecco la differenza tra chi ha vissuto la seconda iniziazione e chi non l'ha ancora vissuta. Chi non l'ha ancora vissuta spesso è agitato e dominato dalle sue emozioni e dai suoi sentimenti. Chi l'ha vissuta invece continua a percepirle in maniera precisa ma non se ne fa dominare. Questa per noi è una meta ancora distante, almeno parlo per me. E ipotizzo che anche per voi sia una meta futura, ma è molto importante che ci alleniamo, che ci alleniamo in modo tale da riuscire a dominare al meglio le nostre emozioni. E vivere in futuro la seconda iniziazione poi vedremo come dopo la seconda c'è la terza la terza iniziazione è detta della trasfigurazione nella trasfigurazione di Gesù Cristo su un monte riusciamo a percepire la presenza di Mosè ed Elia insieme a Gesù ecco attraverso questa trasfigurazione Gesù ci viene detto domina completamente i tre centri della sua personalità, partendo dal sé superiore. In altre parole, chi ha vissuto la terza iniziazione riesce a farsi guidare integralmente dal sé superiore, in modo tale che la sua personalità diviene lo strumento docile del sé superiore. Ecco che il nostro corpo fisico il nostro corpo emotivo e la nostra mente, in tutte e tre unite, che formano la nostra personalità, si pongono spontaneamente sotto il dominio del sé superiore. In questo modo il sé superiore utilizza la personalità per l'evoluzione collettiva. Capite? Questo è molto importante, perché porta a un cambiamento profondissimo della nostra esistenza del significato stesso della nostra vita. Anche questo è un evento futuro. Poi, in seguito, si arriva alla crocifissione. Ma per comprendere bene il significato della crocifissione, dobbiamo osservare per un attimo un importante schema che vi mostro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È lo schema, uno schema imperfetto, impreciso, di come siamo fatti interiormente. Qui vedete che troviamo il centro fisico, il centro emotivo, il corpo emotivo, il corpo mentale, il centro mentale, e sopra, vedete, un triangolo chiamato corpo causale. Il corpo causale è la prima manifestazione del sé superiore dentro di noi. Che cos'è il corpo causale? È un non è un vero e proprio corpo, naturalmente, è un centro di coscienza che viene creato, costruito gradualmente dentro di noi attraverso tante nostre incarnazioni. È come un sacro graal, un contenitore che contiene tutti gli aspetti evolutivi delle nostre incarnazioni, tutte le nostre comprensioni, le nostre espansioni di coscienza, le nostre iniziazioni, tutto ciò che apprendiamo e che va a fare parte di noi a un livello elevato grazie alle nostre incarnazioni, viene accumulato gradualmente dentro al corpo causale fino a riempirlo di conoscenza, di esperienza e di luce. Contemporaneamente, però, il corpo causale ha anche un'altra funzione. Non solo raccoglie dal basso verso l'alto, in un certo senso, il frutto delle nostre incarnazioni, ma riceve anche dall'alto verso il basso le energie più elevate di luce, amore e volontà che arrivano a noi dal nostro sé superiore le raccoglie e le fa filtrare fin dentro la nostra in gergo esoterico la fiade spirituale sono troppo elevate, hanno un'energia troppo elevata per essere metabolizzata dentro di noi, dentro la nostra personalità direttamente. C'è bisogno come di un trasformatore che abbassi il voltaggio energetico di queste energie per renderle comprensibili, metabolizzabili, diseribili dai corpi, dai centri della nostra personalità. È un po' come il trasformatore che usate per caricare il vostro cellulare come si fa a caricare un cellulare si mette direttamente il cellulare attaccato alla presa 220 volt no perché si fonderebbe perché si brucierebbe si rovinerebbe allora noi lo attacchiamo con la presa a un ve lo mostro questo: un trasformatore che abbassa il voltaggio da 220 volt a un amperaggio, un voltaggio inferiore. Che possa essere poi metabolizzato dal nostro cellulare. Che si ricarica senza rompersi. Abbassiamo il voltaggio energetico. La stessa cosa. La fa il corpo causale. Noi non siamo direttamente in contatto con le energie di luce, amore e volontà della triade spirituale, perché per noi sono troppo elevate. Vengono filtrate attraverso il corpo causale, che è il primo centro di coscienza più vicino a noi del nostro sé superiore. A questo punto faccio una piccola pausa perché Donatella mi fa una domanda. Si è scelti per essere iniziati? oppure lo sono tutti. Allora, come abbiamo visto, in un certo senso, in senso generico, tutti noi nella nostra vita viviamo delle iniziazioni, ovvero delle espansioni di coscienza alla nascita, quando ci diplomiamo, quando ci laureiamo, quando facciamo sesso la prima volta, quando iniziamo a convivere con una persona di un sesso opposto eccetera 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 sono tutte espansioni di coscienza paragonabili a iniziazioni le viviamo quando siamo pronti a viverle non è che ci diplomiamo sempre e comunque dobbiamo essere preparati per l'esame no quindi in un certo senso siamo scelti ma in un altro senso siamo noi che ci auto prepariamo per l'iniziazione la stessa cosa avviene sul percorso di cui sto parlando questa sera, il percorso iniziatico delle cinque iniziazioni, da discepolo a maestro. Noi viviamo l'iniziazione preparandoci gradualmente a questo evento attraverso un lungo processo di apprendimento e di esperienza, attraverso i corsi che frequentiamo, i libri che studiamo, le meditazioni che compiamo. E I percorsi di vita che facciamo, le esperienze quotidiane che viviamo, maturiamo sempre di più. Sviluppiamo gradualmente qualcosa delle qualità di luce, amore e volontà che servono a vivere l'iniziazione. Quando abbiamo raggiunto un punto sufficiente per poter vivere un'espansione di coscienza senza danno, ecco. Che a un livello più sottile noi riceviamo come una scarica energetica che siamo diventati pronti a ricevere, ad assorbire senza danno. Che espande la nostra coscienza nell'iniziazione. Quindi noi viviamo l'iniziazione sia perché siamo pronti e lo siamo diventati, grazie al nostro lavoro quotidiano, sia grazie a un dono che ci viene dato dall'esterno, in un momento particolare delle nostre incarnazioni, ma solo quando siamo pronti a riceverlo. Ci viene dato quando noi siamo sufficientemente maturi per gestire questa espansione energetica dentro di noi. Spero di aver risposto alla tua domanda, Donatella, che è una domanda molto, ma molto importante. Che mi auguro serva a tutti noi per comprendere meglio questo processo. Ma noi dove eravamo? Al corpo causale. Allora, alla iniziazione della crocifissione, c'è qualcosa dentro di noi che perdiamo. C'è durante la crocifissione una frase che viene fraintesa di Gesù che dice: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È una frase che si può tradurre anche così. Perché mi hai lasciato? Dove sei andato? Allora, nella crocifissione, nell'esperienza della crocifissione, noi non dobbiamo vivere una crocifissione letterale. Viviamo la perdita, la dissoluzione, per meglio dire, del corpo causale. Perché e quando lo viviamo? Quando ormai il corpo causale dà un centro di coscienza evolutivo dentro di noi, perché ci permette di ricevere una parte delle energie spirituali, diviene un centro involutivo perché invece di permetterci di ricevere direttamente, completamente queste energie superiori, le filtra. Portandole a un livello di energia più basso. A un certo punto i nostri corpi della personalità, fisico, emotivo e mentale, saranno così raffinati in futuro, come erano quelli di Gesù, che potremo ricevere queste energie superiori direttamente senza il passaggio dal corpo causale. In quel momento, il corpo causale dà centro evolutivo diventa involutivo perché frena il nostro sviluppo spirituale ci mantiene a un livello energetico più basso a un voltaggio energetico più basso quando ormai noi siamo pronti a vivere il voltaggio energetico diretto della triade spirituale di luce amore e volontà capite questo ci fa capire che bene e male, evolutivo e involutivo, sono concetti relativi. Questo è molto importante per noi. Non c'è niente che sia sempre evolutivo o sempre involutivo. Dipende dal punto in cui ci troviamo. Nel passato per noi era importante realizzare pienamente i potenziali della nostra personalità alla ricerca della nostra felicità individuale e basta perché eravamo chiamati allo sviluppo della personalità. Una volta però che la personalità è sviluppata, adesso, nel nostro caso, siamo chiamati a lavorare per il bene comune, sentiamo il richiamo dell'anima, del sé superiore, del corpo causale, a lavorare per l'evoluzione collettiva. Allora l'evoluzione, la piena espansione del nostro potenziale individuale diviene un effetto collaterale positivo, non è più il percorso primario della nostra esistenza. Diventa evolutivo essere in contatto con il corpo causale che ci guida a lavorare per l'evoluzione di gruppo. Questo è il nostro presente, in cui il corpo causale è un'energia evolutiva. In futuro... Durante la quarta iniziazione, di cui ci parla Gesù, e il suo percorso, e quel corpo causale diventerà un freno alla nostra evoluzione, perché potremo essere in grado di connetterci direttamente alla triade spirituale e vivere più pienamente la qualità di luce, amore e volontà della triade allora il corpo causale si dissolverà perché avrà terminato la sua funzione positiva, la sua funzione evolutiva. In quel momento ci sentiremo persi, vivremo quello che è stato chiamato in termini mistici una breve notte oscura dell'anima, perché come Gesù sulla croce ci chiederemo dove sei andato, chiedendolo al corpo causale in un certo senso. Non sentiremo più il contatto col corpo causale, non sentiremo ancora il contatto diretto con la triade spirituale. Saremo un po' a metà del guado, fin quando non inizieremo a percepire più chiaramente dentro di noi le energie di luce, amore e volontà della triade. Direttamente un afflusso di energia superiore entrerà dentro di noi e noi vivremo pienamente l'upgrade della quarta iniziazione. Questa ci metterà in condizione, in futuro, in un futuro ancora più lontano, di vivere la quinta iniziazione in cui diventeremo maestri di saggezza, che è chiamata a volte della resurrezione, a volte dell'ascensione, a volte in altri modi, e sarà quella che ci farà diventare maestri. Questo cosa significa? Beh, diventare maestro significa che se ci incarneremo ancora sulla Terra, non sarà solo o soprattutto per evolvere noi stessi e aiutare gli altri, sarà soltanto per aiutare gli altri, perché il maestro è definito come colui che non ha più nulla da apprendere nei tre mondi della personalità nel mondo fisico, emotivo e mentale in cui noi ci barcameniamo capite questo significa che il maestro ha terminato la sua evoluzione no questo forse potrà essere sorprendente per qualcuno però mentre noi che siamo ancora indietro percepiamo diventare maestri con la quinta iniziazione una sorta di traguardo definitivo, quando la vivremo ci renderemo conto che è solo un traguardo temporaneo e che ci sono altre espansioni di coscienza davanti a noi in cui vivremo degli aspetti creativi e delle connessioni con l'universo ancora maggiori su quella che viene chiamata la via dell'evoluzione superiore. Questo però non ci riguarda al momento, ci riguarderà in un futuro abbastanza lontano. Perché ve lo racconto? Semplicemente per dire che noi non conosciamo traguardi definitivi, solo traguardi episodici che preludono a nuove espansioni di coscienza, a nuove iniziazioni. Bene, torniamo adesso al nostro livello evolutivo, ovvero probabilmente quello dove noi ci troviamo tra la prima e la seconda iniziazione. Abbiamo già vissuto, forse in una vita precedente, l'apertura del chakra del cuore, la percezione della coscienza di gruppo, del Cristo interiore che ci dice che è importante che cominciamo a lavorare per il bene comune e non solo per la nostra felicità individuale. Viviamo uno scontro dentro di noi tra il nostro egoismo della personalità e l'altruismo, o meglio, la coscienza di gruppo, per meglio dire, del sé superiore, del corpo causale. E siamo chiamati a esplorare il mondo della seconda e della terza iniziazione. Prima ve ne ho parlato come due iniziazioni in sequenza, prima, seconda, terza, no, in maniera lineare. Questo l'ho fatto per farcele comprendere meglio in maniera più didattica possibile. Però teniamo presente che mentre lavoriamo per la seconda, lavoriamo anche per la terza. Ovvero mentre noi lavoriamo per gestire al meglio le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Noi stiamo lavorando anche per mettere tutta la nostra personalità, con la terza iniziazione, sotto il, la gestione del nostro sé superiore. Allora, Donatella mi chiede, queste iniziazioni si ottengono definitivamente o si possono anche perdere? E per forza le otteniamo in quest'ordine? Allora, l'ordine è più o meno questo, solo che... Stiamo lavorando contemporaneamente per la seconda e la terza. Prima viene la seconda e poi viene la terza. Si ottengono definitivamente, o si possono anche perdere? In un certo senso, si ottengono definitivamente, perché una volta che abbiamo espanso la nostra coscienza oltre un certo limite, la legge dell'evoluzione fa sì che non possiamo più tornare al punto di coscienza da cui siamo partiti. Ormai l'espansione c'è stata. Non possiamo più tornare indietro, però possiamo temporaneamente dimenticarcene e tornare a dei modelli di comportamento precedenti che non sono evolutivi per noi. In altre parole, possiamo vivere la seconda iniziazione delle emozioni, la terza iniziazione per mettere la personalità sotto il controllo del sé. E temporaneamente commettere ancora degli errori, doverli correggere e doverci riallineare con l'espansione di coscienza che abbiamo vissuto. Asia ci chiede: c'è bisogno sempre di guide per le iniziazioni? In un certo senso sì. Ma la guida potrebbe anche far parte di noi, nel senso che, per esempio, nella prima e nella seconda iniziazione la nostra guida è generalmente il nostro sé superiore, ovvero la parte di noi che esiste dentro di noi, che è più evoluta di noi, della nostra personalità, e la nostra, il nostro sé superiore inizia la nostra personalità a un campo di coscienza più vasto. Quindi è una guida esterna alla nostra personalità, ma fa sempre parte di noi. In un certo senso la possiamo immaginare come una sorta di angelo dentro di noi che ci guida nella nostra espansione di coscienza, ma non è un'entità completamente differente da noi, è il nostro sé superiore. Anzi, a questo proposito, per chiarire meglio la cosa, io volevo leggervi un brano molto importante del maestro, che il maestro tibetano ha tramandato da un antico catechismo che dice questo. Ci guida questo catechismo nel sentiero iniziatico. Allora, che differenza c'è tra catechismo spirituale di questo tipo e il catechismo per esempio della Chiesa Cattolica. Il catechismo di una Chiesa parte da una serie di dogmi che vengono, teologici che vengono impiantati nella mente del ragazzo, spesso in maniera arbitraria. Il catechismo spirituale che sto per leggervi cerca di proiettare dentro di noi delle idee che ci illustrino al il meglio possibile il nostro percorso spirituale presente e futuro. Dice così: Che cosa vedi, o oh discepolo sul sentiero? Nient'altro che me stesso, o oh maestro della mia vita, risponde il discepolo. Vedo solo la mia personalità, in altre parole. Il maestro dice: Osserva te stesso più attentamente e rispondi di nuovo: Cosa vedi? Un punto di luce che aumenta e decresce e rende più buie le tenebre. Dei punti di consapevolezza che appaiono dentro di noi luminosi che ci danno delle esperienze di vetta di consapevolezza che noi tutti abbiamo sperimentato, sono pronto a scommettere, e poi scompaiono. E allora abbiamo dei momenti di valle, di ritorno nell'oscurità in cui l'oscurità ci sembra ancora peggiore di come era prima perché abbiamo il confronto con la luce. Abbiamo avuto dei momenti di grande consapevolezza e li abbiamo temporaneamente perduti per poi ritrovarli in futuro. Ma mentre li abbiamo perduti ci sentiamo di nuovo nell'oscurità. Il maestro dice, guarda nell'oscurità con desiderio intenso e quando la luce splende, cogli l'opportunità, cogli l'opportunità di vedere più profondamente dentro di te. Cosa appare adesso? Una vista orrenda, o oh maestro della mia vita, non mi piace, non è vero, non sono quello, quella cattiva cosa egoista non sono io, io non sono quello. Ecco, in quel momento, quando la luce della consapevolezza splende, noi abbiamo la possibilità di vedere dentro di noi qualcosa di brutto che possiamo chiamare il guardiano della soglia. Che cos'è il guardiano della soglia? Per comprenderlo bisogna pensare a quello che Jung chiamava l'ombra. Forse qualcuno di voi sa che Jung illustrava che dentro di noi esiste qualcosa chiamata l'ombra, cioè tutti quegli aspetti di noi che noi rifiutiamo perché consideriamo sbagliati. Gli istinti animali. Gli egoismi, eh, i nostri aspetti egocentrici, tutti gli aspetti che noi non amiamo vedere di noi perché cerchiamo, perché non vogliamo vederli, perché non vogliamo riconoscerli, non, vogliamo, non accettiamo che esistano dentro di noi. Jung ci dice che per dissolverli dobbiamo accettare che esistano, abbracciarli e gradualmente trasformarli in luce. Ecco, il guardiano della soglia è la stessa cosa, ma più grande. Perché? Perché Jung parlava degli aspetti di ombra di una singola incarnazione, cioè questa presente. Nel mio caso, la personalità di Francesco De Falco oggi. Il guardiano della soglia, invece, di cui parliamo qua, è l'insieme, la superombra rappresentata da tutti gli aspetti di oscurità di tutte le nostre incarnazioni, passate, presenti e future, che noi siamo chiamati a dissolvere grazie a un'entità di luce che è dentro di noi, che è chiamata l'angelo della presenza. Ma andiamo avanti. Il Maestro dice, accendi la luce della consapevolezza con volontà e potenza e con ardente desiderio, e poi parla della visione che forse ne verrà. Cosa vedi al di là delle tenebre, rivelatami dalla luce? Vedo una forma radiosa che mi fa cenno, che mi chiama. Cos'è questo essere che sta benevolo nell'oscurità e nella luce? Potrebbe essere il mio sé? Già, l'angelo della presenza che ci aiuta e ci guida nell'iniziazione. Quest'essere di luce è il nostro sé superiore. Il nostro lavoro di discepoli è far entrare in contatto il guardiano della soglia, tutti i nostri aspetti di ombra con tutti i nostri aspetti di luce, l'angelo della presenza, il sé superiore, il, la nostra guida spirituale iniziatica, la nostra guida interiore che ci guida all'iniziazione, all'espansione di coscienza. Infatti queste due, ci dice ancora il discepolo che osserva, l'angelo della presenza e eh, il guardiano della soglia, stanno una di fronte all'altra e in mezzo c'è un terreno ardente. Si muovono e si fondono insieme. Il sentiero giunge alla fine, la via si inoltre in avanti, la visione è raggiunta e nella luce appare la realtà. Ecco, alla terza iniziazione avviene la fusione tra tutti gli aspetti di ombra delle nostre personalità, in tutte le loro incarnazioni, e tutti i nostri aspetti di luce. L'angelo della presenza insieme si fondono, il guardiano scompare e l'angelo della presenza, il nostro sé, inizia il nostro sé superiore, inizia a utilizzare la nostra personalità come uno strumento per l'evoluzione collettiva. Capite? Uno strumento purificato, uno strumento più efficiente di quello che ho io adesso come personalità di Francesco De Falco, capite? Questo è il nostro percorso futuro. Poi il catechismo prosegue oltre, ma io qui mi fermo perché non voglio dirvi troppe cose che magari nell'immediato vi farebbero solo confusione e non vi sarebbero utili. Teniamole per un'altra volta piuttosto. Detto questo, abbiamo visto... Una parte importante del sentiero iniziatico. Le cinque iniziazioni, il percorso della dissoluzione del guardiano della soglia. Adesso però è importante che comprendiamo, dal punto di vista pratico, cosa possiamo fare da oggi in poi nelle prossime settimane, per velocizzare questo percorso iniziatico. Perché, come abbiamo visto, noi viviamo l'iniziazione solo quando siamo pronti. In altre parole, quando abbiamo trasformato nella luce a sufficienza il nostro corpo fisico, emotivo e mentale, in modo da renderci idonei a vivere un'espansione di coscienza. Solo quando i nostri corpi saranno sufficientemente purificati, potremo vivere ulteriori espansioni di coscienza. Capite? Quindi è importante andare nella direzione giusta. Come fare? Vi do questa sera un metodo, uno dei più semplici, perché il percorso iniziatico, a mano a mano che noi viviamo la nostra evoluzione, Diventa non sempre più complicato, diventa sempre più semplice. Tutte le cose, tutte le cerimonie, tutte le complicazioni, i rituali un po' artefatti che gli egiziani, i sumeri, i massoni, eccetera, hanno creato per farci vivere il percorso iniziatico possono essere semplificate al giorno di oggi, perché entrando nell'era dell'acquario, Entriamo nell'era della coscienza di gruppo e anche della semplificazione. Il nostro rituale che su cui possiamo cominciare a lavorare è estremamente semplice. È una semplice meditazione o visualizzazione di disidentificazione dalla nostra personalità e di identificazione nel nostro sé superiore. un rituale ho usato il termine rituale interiore perché ho usato questo termine perché questa è l'energia evolutiva più importante dell'era dell'acquario in cui siamo entrati se prima durante l'era dei pesci vivevamo l'evoluzione soprattutto attraverso eh, l'ammirazione per un ideale esterno a noi, ora noi viviamo l'evoluzione soprattutto attraverso il rituale interiore. Ovvero, cos'è il rituale interiore? È l'esecuzione accurata di una sequenza di azioni che portano gradualmente a una trasformazione della nostra coscienza. La trasformazione della nostra coscienza porta a un cambiamento dei nostri atteggiamenti e comportamenti nella vita e una trasformazione dell'energia che emettiamo durante la nostra giornata. In questo modo contribuiamo a cambiare noi stessi e il nostro ambiente in positivo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete delle domande fatemele pure. Altrimenti passo a spiegarvi come funziona questa visualizzazione. Allora è sufficiente mettersi sulla propria sedia di meditazione senza incrociare braccia e gambe, chiudere gli occhi e cominciare a pensare dentro di noi in silenzio. Io utilizzo un corpo fisico, ma non sono il corpo. Questo è il primo pensiero seme che mi aiuta a disidentificarmi dal corpo. Poi, quando l'abbiamo ripetuto abbastanza dentro di noi, passiamo a io sento emozioni e sentimenti, ma non sono le emozioni e i sentimenti. Poi dopo, io elaboro dei pensieri e delle idee ma non sono i miei pensieri. Questa è la prima fase della disidentificazione, ma non è sufficiente da sola, è utile ma incompleta. Dobbiamo passare alla seconda fase e sentire dentro di noi, a livello più consapevole possibile, per noi in questo momento, io sono il sé. Io sono luce, io sono amore, io sono volontà di bene. In questo modo inizio a identificarmi con qualcosa che è più evolutivo per me della personalità, perché io al momento attuale sono già identificato con il corpo fisico, le emozioni, i sentimenti, i pensieri. Ora è il momento per andare oltre, per vivere la seconda e la terza iniziazione, di identificarmi con luce, amore e volontà i centri di coscienza del sé. Cosa sono questi centri di coscienza del sé? Ne abbiamo già parlato in una precedente conferenza a cui vi rimando. Qui dico solo, riassumendo al massimo, per non ripetere tutta la pappardella, che la luce è la capacità di comprendere i punti di vista di tutti, non solo il mio punto di vista. Normalmente io do ragione a me stesso e al mio punto di vista, per esempio nel mio caso di maschio, italiano, di cultura cristiana, anche se non particolarmente credente, e via discorrendo, magari eterosessuale anche, ci aggiungiamo. Ma quando vivo l'aspetto luce, riesco a entrare in contatto, a comprendere, come se fossero miei, i punti di vista anche di altre persone, di donne, di islamici, di atei, di buddisti, capite? Di proletari, di miliardari, eccetera, eccetera, eccetera. Riesco a entrare in sintonia anche con i punti di vista degli altri percependoli come complementari a quelli della mia personalità. Con la luce dell'amore, con l'amore, questa comprensione diventa comprensione amorevole, ovvero io comincio ad amare tutto ciò che esiste solo per il fatto che esiste. Questo non vuol dire che il mio percorso sarà... Ugualmente con tutti. Ci saranno delle persone con cui ho percorsi in comune e altre persone con cui non ho percorsi in comune e da cui mi separerò, ma sarò capace di avere amore per tutto ciò che esiste. Volontà di bene significa non essere in contatto con la mia personalità individuale, ma essere in contatto con la volontà evolutiva. In un certo senso, del nostro pianeta, della grande divinità in cui noi viviamo e quindi lavorare secondo il piano evolutivo del nostro pianeta. Questo lo faccio già. Entrare in contatto con gli altri. Il problema è che la mia empatia mi porta anche a stare molto male per gli altri. Ecco, ripassa che quello che abbiamo detto all'inizio, nella prima parte della conferenza, della differenza tra empatia e contagio emotivo. L'empatia continuerai a viverla anche dopo la seconda iniziazione perché riuscirai a entrare comunque in contatto con le emozioni, i sentimenti, i pensieri, i punti di vista altrui, ma senza entrare nel loro dramma. Quello che noi facciamo ora non è solo vivere l'empatia, ma vivere il contagio emotivo, ovvero nel vivere i drammi degli altri come se fossero nostri. Questo ci fa stare male e ci rende meno in grado di aiutare gli altri. E anche di aiutare noi stessi. Mentre invece con la seconda iniziazione, camminare sulle acque, saremo in grado di percepire le emozioni nostre e degli altri senza farcene dominare, senza entrare nel dramma nostro e delle altre persone vicino a noi. Comprendi la differenza? Questa è una cosa che apprendiamo gradualmente. Anche grazie a questa meditazione barra visualizzazione che vi sto comunicando in questo momento che è molto importante ok perfetto questo è molto utile non solo per Cristina ma per tutti noi perché chi è di noi che non vive il contagio emotivo con gli altri chi è senza peccato lancia la prima pietra diceva Gesù Cristo qui credo che non sia il caso che la lanciamo ok siamo tutti nella stessa barca Bene, detto questo, questa è la fase del rituale interiore. Poi però, per rendere completa questa operazione, è importante vivere anche un rituale esteriore, dopo la meditazione, nel corso della giornata. Nel corso della giornata è importante che quando noi entriamo in contatto con altre persone, con le esperienze quotidiane, eccetera, Cerchiamo di vivere come se fossimo ancora in contatto con luce, amore e volontà del sé superiore. Perché noi, durante la nostra vita quotidiana, tendiamo ad agire dal punto di consapevolezza della nostra personalità individuale. È la nostra, eh, come si dice in questi casi, linea di minor resistenza, cioè il percorso più facile, quello che ci viene più spontaneo. Agiamo, pensiamo e parliamo con gli altri, partendo sempre dal punto di vista della nostra personalità, molto limitata. Dopo questa meditazione è importante che cerchiamo di agire come se fossimo già in contatto, stabile, con i centri di coscienza del Sé superiore, luce, amore e volontà. Questo cosa vuol dire? Che non ci irriteremo, ci irriteremo molto meno se qualcuno fa delle osservazioni riguardo a noi e alla nostra personalità. Saremo meno permalosi, meno difensivi nei confronti della mia personalità. Capite? Poi, come ci diceva Cristina prima, riusciremo maggiormente ad avere empatia per gli altri, a comprenderli, senza entrare nel loro dramma, senza il contagio emotivo. E riusciremo a sentire i punti di vista delle altre persone, non come antagonisti ai nostri, ma come complementari ai nostri. È un esercizio semplice, ma non facile. Facile e semplice sono due diverse categorie dell'esistenza. Quello che vi sto comunicando in questo momento è il rituale interiore ed esteriore, più semplice e diretto, per andare nella direzione di vivere la seconda e terza iniziazione, purificando i veicoli, ovvero i centri di coscienza, della nostra personalità, i centri fisici, emotivi e mentali. Ma non è sempre facile, anche per me. Non solo per voi, eh. anche per me non è facile. Però è importante che ci proviamo perché provandoci quotidianamente impariamo. La pratica rende perfetti, la pratica è l'insegnante, la maestra di tutte le abilità. Per quanto tempo farlo, lo decidiamo insieme. Io suggerisco 21 giorni, che è un po' il periodo minimo per... Uh, vivere una trasformazione interiore significativa. Questo anche nei percorsi di trasformazione che fanno i vari coach, i vari tutor, eccetera eccetera. 7 x 3, una settimana per tre volte, 21. Ven per 21 giorni possiamo fare quotidianamente questa meditazione e poi esercitarci nel campo di servizio della nostra vita quotidiana per cercare di vivere questo cambiamento. Ok? Benissimo. Allora, Cristina mi chiede, le persone che invece sembrano fredde rispetto ai problemi degli altri, che non piangono mai, a che stadio si collocano per curiosità? È un po' lo stadio uguale e complementare e opposto di quello di cui si parlava prima. Tu vivi magari più facilmente il contagio emotivo. Un'altra persona, proprio perché soffre nel vivere il contagio emotivo, spesso si anestetizza più o meno volontariamente dalla sofferenza, mettendo una barriera tra se stessi e gli altri. È quello che facevo io mh, diversi anni fa. Io soffrivo molto, ero molto sensibile, ipersensibile. E quindi cercavo per non soffrire di isolarmi dagli altri, di sentire il meno possibile empatia per loro, per non soffrire. Però questo non ci porta a vivere la seconda iniziazione. Ci per imparare a gestirle, imparare a gestire le emozioni. Non significa né anestetizzarsi, ignorando, facendo finta che non esistano, come dire, ghiacciandole dentro di noi, bloccandole dentro di noi, e neanche vivere costantemente il contagio emotivo. Significa imparare a sentirle senza farsene dominare. E questo lo si fa con un po' di tranquillità, di calma e di pazienza. Questo metodo che vi ho dato questa sera può essere utile e pratico. Vi chiedo di provarlo, di concedervi un po' di tempo e di osservare voi stessi dopo una, due, tre settimane che lo provate per vedere se sono avvenuti dei cambiamenti nel vostro mondo interiore, nella vostra coscienza, nel vostro comportamento. Potreste sorprendervi. Adesso, credo che... Siamo arrivati più o meno alla fine di questa chiacchierata, che è stata per me molto bella e spero anche per voi. Donatella, qua mi sta dicendo luce, amore e volontà la fratellanza bianca. Infatti, un altro un nome che viene dato alla gerarchia di, dei maestri e dei loro iniziati è la grande fratellanza bianca. Esiste anche una fratellanza nera? In un certo senso sì, eh, però non ne parliamo questa sera. Questa sera ricordiamoci della grande fratellanza bianca, di cui noi siamo la periferia, cioè coloro che stanno imparando i metodi e il modo di pensare e di vivere l'esistenza della fratellanza bianca, ma che hanno ancora molto da imparare ecco che siamo sul percorso per diventare parte di questa fratellanza bianca però per diventare parte di questa fratellanza bianca luce amore e volontà di bene devono diventare parte del nostro essere devono diventare naturali per noi esattamente come fino a oggi per noi è stato naturale cercare la felicità e la serenità e la realizzazione della nostra personalità individuale. Un domani la nostra personalità individuale perderà di importanza e diventerà più importante per noi il lavoro per l'evoluzione collettiva. Allora, quando accadrà, significherà che i valori, i centri di coscienza, di luce, amore e volontà saranno interiorizzati dentro di noi. E vuol dire che probabilmente staremo per vivere o avremo già vissuto la seconda e la terza iniziazione. Bene, per questa sera vi ho raccontato un sacco di cose, spero di non avervene raccontate anche troppe, perché dal mio punto di vista eh, bisogna mangiare il giusto, anche a livello spirituale. Vi chiedo di cominciare ad applicare nella nostra vita, nella vostra vita, alcune delle cose che vi ho raccontato questa sera, in modo particolare il rituale interiore della meditazione e il tentativo di applicarlo nella vita di tutti i giorni, perché questo ci può portare molto più in là. Nel caso che eh, abbiate voglia di saperne di più, Potete anche farmi delle domande scrivendomi a questo numero di telefono anche via WhatsApp oppure a questa mail, spero di averla scritta giusta, francesco chiocciola nuova di io cercherò di rispondervi meglio che posso e potete anche chiedermi l'amicizia, a me come Francesco De Falco su Facebook. Se mi chiedete l'amicizia, io vi inviterò a iscrivervi al gruppo Nuova Psicologia di Sintesi di Facebook, così potremo rimanere in contatto anche più facilmente e potrete vedere facilmente le iniziative che terrò a livello di conferenze, seminari o altro in futuro e che posterò nel mio gruppo Facebook naturalmente. Detto questo, Cristina, Immacolata, Giovi, io vi ringrazio della vostra partecipazione, ricordatevi che possiamo tenerci in contatto nei giorni prossimi, se avete bisogno scrivetemi. Penso che la vostra la prossima conferenza ormai sarà a settembre, perché adesso farò un po' di pausa estiva. Però spero di rivedervi tutti e tutte da qua a settembre, in modo tale che potremo proseguire nel nostro percorso iniziatico, perché ovviamente non vi ho raccontato tutto questa sera. Sapete, per quanto riguarda il percorso iniziatico, ci sono Migliaia di pagine dettate dal maestro tibetano in diversi trattati che approfondiscono molto l'argomento. Per cui c'è molto, molto altro ancora da imparare e da mettere in pratica. Va bene, Maurizio, Alessandra, Cristina, Maria, io vi ringrazio, vi auguro buona serata, buonanotte e alla prossima volta. Ah, ricordatevi a proposito che. Tutto quello che vi ho detto lo potete trovare nel libro La Via per Ciamballa, di cui ho lasciato l'indicazione per poterlo acquistare su Macro Librarsi. Basta che andate sul, libro di, sul sito di Macro Librarsi e lo ordinate nel caso che vi interessi approfondire l'argomento. Bene, buona serata, alla prossima volta. Ciao, ciao, ciao a tutti, a tutti e a tutte.